La flagellazione di Piero della Francesca era conservata nella cattedrale di Urbino, prima di approdare nella Galleria Nazionale delle Marche verso il 1915. Viene ritenuta tra le opere più misteriose di tutti i tempi e non ha ancora rivelato i suoi tanti segreti. Non se ne conosce infatti la committenza, la sua collocazione originaria, la sua funzione, ed è ancora dubbia la comprensione della sua iconografia. L'unica certezza è data dall'iscrizione con la firma dell'autore, posta a sinistra sul gradino del basamento, al di sotto del seggio di Pilato, che così recita: Opus Petri de Burgo Sancti Sepulcri. Ossia, opera di Pietro da Borgo San Sepolcro. La scena è costruita secondo i principi teorizzati da Leon Battista Alberti. Nella precisa rappresentazione prospettica dello spazio e nella luce del mezzogiorno eterno, tipica di Piero della Francesca, si evidenziano anche le decorazioni scultoree, che richiamano quelle classiche presenti nel Palazzo Ducale. Naturalmente, un'opera così enigmatica ha generato tante interpretazioni, tra le quali due meritano di essere raccontate. La più antica e tradizionale si sofferma sulle tre figure in primo piano a destra, che vengono riconosciute come tre personaggi della corte di Urbino. In particolare il biondo scalzo al centro viene identificato con il duca Oddantonio da Montefeltro, morto nella congiura del 1444, dalla quale prende avvio la fortunata ascesa politica di Federico, suo fratellastro. Secondo questa interpretazione, la sorte toccata ad Antonio viene posta in relazione al martirio di Cristo, presente in secondo piano sotto un elegante loggiato. L'altra interpretazione si riferisce alla scena con la flagellazione vera e propria e al personaggio di spalle con turbante da identificarsi con un turco, che potrebbero indicare la chiesa minacciata a Oriente dai musulmani. Questa paura era più che giustificata, visto che nel 1453 Costantinopoli viene presa dai turchi, con la conseguente caduta dell'Impero Romano d'Oriente.